Amici di mondoblackberry.com, sono Matteo. Oggi vi volevo parlare di un'applicazione appena uscita su BlackBerry World. Parliamo di Snap to Share, applicazione sviluppata da Marco Bavagnoli che ci consentirà di manipolare le nostre fotografie. Andiamo ad aprire assieme l'applicazione. Quindi Snap to Share, applicazione con una grafica molto piacevole e con tantissimi strumenti a nostra disposizione. Quindi noi qua possiamo andare ad aprire un'immagine già preesistente. Ora, per farvi un esempio di tutte le funzionalità, io ho creato prima uno screenshot di una email che ho ricevuto. Voglio andare a cancellare dei dati sensibili, come in questo caso, non so, l'indirizzo di posta elettronica che vedete segnato qua. Quindi io vado con questo selettore andare a selezionare il tipo di operazione che voglio eseguire. Abbiamo la possibilità di scrivere sopra con diversi strumenti, oppure fare una sfocatura in movimento, oppure una sfocatura normale, oppure evidenziare, usare uno strumento di evidenziamento. Quindi invece i nostri tool li troviamo tappando due volte sopra questo selettore, scusate, qua abbiamo appunto tutti gli strumenti a disposizione. Abbiamo lo strumento penna, quindi un disegno a mano libera, una linea, frecce, ellisse, rettangolo, oppure abbiamo la possibilità di scrivere del testo, andare ad imprimere un'immagine di overlay che abbiamo già selezionato precedentemente, oppure usare la funzione timbro, che dopo vediamo assieme con calma. Eccoci qua. Allora, andiamo con lo strumento penna, quindi in questo caso noi qua possiamo andare a scrivere sopra l'immagine. Ora qua è impostato come colore rosso. Tappando qua nel menu abbiamo qua tutti i vari colori che possiamo andare a selezionare: giallo, nero, blu, eccetera eccetera. Ora seleziono il nero, posso andare anche, sempre scusate, da qua andare a selezionare la quantità, lo spessore, scusate, ovvero la quantità di pixel di questo strumento. Quindi qua è più piccolo e posso andare a disegnare. Se io voglio in questo caso adesso andare a sfocare col movimento per non far leggere l'indirizzo di mail, vado con lo strumento sfocatura in movimento e vado a cancellare qua. Quindi la mail ora, come vedete, risulta illeggibile. Questa funzione è molto comoda in caso noi volessimo andare a cancellare dei dati sensibili, appunto, di una email che abbiamo ricevuto, e quindi per poi inviarla come immagine ad un nostro destinatario. Qua in questo menu qua possiamo andare a cancellare tutte le modifiche che abbiamo fatto, oppure qua salvare l'immagine, oppure condividerla con un nostro contatto. Ora facciamo un altro esempio, andiamo ad aprire un'immagine che ho già salvato in precedenza, vado nella mia galleria, trovo l'immagine del mio collega Massimiliano. Questo selettore in mezzo abbiamo la possibilità di zoomare l'immagine quanto vogliamo. Se premiamo due volte ritorna alle dimensioni ottimizzate per lo schermo del nostro dispositivo. Qua ritorno a fare un po' di zoom e andiamo a vedere cosa possiamo fare. Quindi abbiamo detto, abbiamo diversi strumenti, quindi se noi selezioniamo, ritorniamo come sopra, quindi andiamo a selezionare lo strumento tipo timbro, vediamo, abbiamo diversi timbri a nostra disposizione che possiamo inserire sulle nostre immagini. Andiamo a selezionare questo, quindi io premendo, tappando sull'immagine, ecco qua, abbiamo creato il nostro timbro, abbiamo impresso la nostra immagine. Ora qua lo spessore è un po' piccolo, dovremmo forse aumentarlo un attimo. Questo tasto annullerà l'ultima operazione che abbiamo eseguito, quindi vado ad annullare, lo smile se ne va. Quindi vado a dargli lo spessore un po' più alto e vado, eccoci qua, eccolo qua, il nostro timbro è stato applicato. Quindi doppio tap qua, posso appunto andare a mettere un'immagine e quindi con un pitch in e pitch out posso andare a posizionarla dove voglio. Questo è il mio francobollo, eccolo qua,
gli do la conferma ed ecco qua applicato anche questo. Inoltre abbiamo appunto la possibilità con a mano libera di andare a disegnare sull'immagine. Ora forse lo spessore lo portiamo ancora a un livello un po' più basso. Quindi qua possiamo iniziare a divertirci con la nostra immagine. Creiamo i baffetti a Massimiliano e anche un po' di pizzetto qua sotto che tutto sommato non gli sta poi così male. Inoltre abbiamo detto che abbiamo come strumenti anche la possibilità di disegnare delle linee, delle frecce, dei cerchi, dei rettangoli e, cosa molto importante, il testo. Quindi il testo andiamo a scrivere quello che vogliamo. Possiamo scrivere mondo BlackBerry in questo caso ed ecco qua la nostra scritta verrà applicata. Qua con un pitch in e pitch out possiamo andare a selezionare allora la posizione dove vogliamo avere il nostro testo, andare a ingrandire il carattere e diminuirlo. Qua abbiamo la funzione di vedere tutte i font possibili, quindi abbiamo dei font che sono dell'applicazione, quindi se noi andiamo a cliccare verrà cambiata e ci darà anche un'anteprima della scritta come verrà, e abbiamo anche i font di sistema già presenti in BlackBerry 10. Quindi andiamo qua, andiamo a dare l'ok su, non so, scegliamo questo carattere, andiamo a dare l'ok ed ecco qua applicato il nostro font. Qua ci spostiamo, andiamo a posizionare il testo in questo campo qua. Ecco qua, l'immagine è fatta, quindi adesso noi possiamo andare a salvarla sul nostro dispositivo. Dobbiamo dargli un nome del file, prova snap to share, e andiamo a share, scusate. E andiamo a salvare la nostra immagine modificata. Quindi applicazione veramente carina, fatta veramente molto bene, un'applicazione molto fluida, applicazione oltretutto headless. Quindi noi dal menu in alto possiamo andare ad attivare la funzione headless. Quindi quando noi creeremo uno screenshot oppure andremo a catturare una foto, qua abilitando questo toggle qua, abbiamo la possibilità di far riconoscere all'applicazione che abbiamo appunto catturato un'immagine con delle altre applicazioni o dentro nella cartella della telecamera, oppure abbiamo creato uno screenshot, l'applicazione si aprirà automaticamente, quindi senza neanche doverla tappare dal menu delle icone. Io per oggi vi saluto, vi ricordo come sempre di seguire il nostro blog per tutte le novità, di casa BlackBerry, di seguirci sui social network e di iscrivervi numerosi al nostro mitico canale YouTube. Un abbraccio, alla prossima!